Salve a tutti, oggi torna la rubrica Massimi Esperti. Siamo qui con il professor Sacco, che ha scritto un libro, è andato esaurito in 10 secondi, io non ho potuto comprare, purtroppo va così, ma mi dice che ci sarà una seconda edizione. Il professore, vuole presentare lei il suo libro? È un libro che si chiama Batman e Joker, maschere e volti dell'America. È un libro su appunto ciò che c'è dietro di politico, dietro la saga di Batman. La saga di Batman naturalmente è una saga molto antica, certo, perché comincia nel 1939, anche il modo in cui comincia è abbastanza significativo, perché nell'anno precedente, nel 1938, era cominciato, lui era stato creato un po' prima, le pubblicazioni di Superman. Certo. Ecco, Superman, come lei sa, è la creazione di due profughi scappati dalla Germania per ragioni razziali, che in America si inventano un personaggio che si chiama Übermensch in tedesco, mm-hmm, che poi in parte è ispirato a Nietzsche, in parte al fatto che in Germania questi perseguitati erano chiamati Untermensch, sottouomini. Allora loro, insomma, con una certa fierezza dicono: ma quali sottouomini? Va bene, noi ci ridiviamo in un personaggio, creiamo un perseguitatore di un personaggio che è un superuomo, nel senso che è dotato di superpoteri, e appartiene a una razza superiore, viene da un pianeta che è più o meno tecnologicamente a livello in cui era l'America e la Russia negli anni 50, quando mettevano in orbita i primi satelliti, okay, quello col cagnolino, like, sì, eccetera. Like. E allora, siccome il pianeta sta per esplodere, uno di questi tecnici che lavora, un importante tecnico che lavora in questi programmi spaziali, prende questo figlio che ha, morto per morto, lo manda, lo mette in un satellite. Sulla Terra, dove avrebbe avuto... No, non lo manda sulla Terra, lo manda a casaccio. Già, perché a casaccio, non può, non avrebbe neanche la tecnologia per indirizzarlo, okay, per indirizzarlo sulla Terra. Viene preso al campo gravitazionale e finisce in una fattoria del Kansas, dove ci sono c'è una coppia senza figli che lo adotta, e che immediatamente si rende conto che ha dei superpoteri e che quindi è a rischio. Quando vede che il bambino corre più veloce del treno che passa vicino alla fattoria, decidono che lo devono proteggere, perché il diverso naturalmente è immediatamente in pericolo, è immediatamente, certo, minacciato. E poi lui quindi assume una doppia identità, che è un dato costante di questo, di tutto questo. La doppia identità è una cosa che ormai in America quasi tutti ne parlano, insomma, mm-hmm, non solo chi, che so io, di giorno si chiama Jack, ma non si chiama Ornello, no? Okay, come il famoso film. Uh-huh. No? C'è una doppia identità, fa il giornalista di giorno, e poi quando c'è una situazione eccezionale diventa Superman e blocca meteoriti, cose vado tutto inverosimili. Esatto. È un personaggio molto americano. Beh, straniero. Però l'America non accetta. No, il vero americano è Batman. Il vero americano è Batman. Come mai? Molto semplice. L'anno successivo viene creato Batman, che non ha superpoteri. È un americano come tutti gli altri, certo, è molto ricco, e suo padre gli ha lasciato, quando è stato ammazzato, mm-hmm, un'azienda che ha fatto un grandissimo numero di prototipi teoricamente per l'esercito, che lui utilizzerà, tipo la tuta che lo rende più forte, vulnerabile, le pallottole, cose, ecco, così. Naturalmente vedo che siamo sotto sopra. Sì, ma è solo un'impressione in realtà. Molto bene, molto bene. Ma in questo senso, poi, visto dall'esterno dell'America, il fatto che abbia molto denaro e il dominio della tecnologia lo fa diventare quasi un simbolo dell'America stessa. Certo. No? Che è quello che consente all'America di avere il ruolo di preminenza nel corso del XX secolo: la supremazia tecnologica e l'abbondanza di mezzi finanziari, di ricchezza, e la ricchezza stessa. Una domanda su questo. In America l'imprenditore che fa successo è venerato in America, cioè nel senso non c'è un'invidia sociale verso un Elon Musk, uno Zuckerberg, un Jeff Bezos. Questo perché l'America c'è un progetto diverso. Sull'assenza di invidia non ci giurerei.
però è certo che il successo, beh, l'America è un paese protestante, la mentalità protestante, e il successo è un segno della grazia, insomma. Okay. Cioè anche la cultura religiosa americana fa leggere in modo diverso la ricchezza. L'America è stata fondata da un certo numero di rifugiati politici che lo erano soprattutto per ragioni religiose, perché a quell'epoca, nel 600, la politica si faceva sotto forma di religione. Quando la Repubblica inglese viene sconfitta, Cromwell deve lasciare il posto alla monarchia restaurata, i seguaci di Cromwell o altre sette anche protestanti, ancora tipo i livellatori più comuniste, sì, più egalitarie, si trovano di fronte al partito e essere ammazzati, quindi partono per l'America e portano con loro questa mentalità tipicamente protestante. La mentalità protestante ha un aspetto che risale a Lutero, che Lutero diceva che non si conquista la vita eterna, non si conquista il paradiso con le opere, facendo, diciamo, le opere di bene, ma semplicemente in realtà si nasce con la grazia, uno è già predestinato, se sarà salvato o non sarà salvato, e per uscire dall'angoscia, dalla paura di non essere salvato, c'è un modo per capirlo: se tu hai successo nella vita terrena, vuol dire che già c'hai la grazia, è un segno. Quindi è una diversa lettura che si fa per antropologia, fondamentalmente. Sì, certo, è un fatto culturale radicalmente diverso da quello nostro, da quello cattolico, dove ciò che si fa nella vita conta, accidenti se conta. Per vedere quale sarà il contrappasso dall'altro lato, se ci sarà un contrappasso o la gioia eterna. Bene. Ma comunque, insomma, per questo in America il successo naturalmente non si specifica in quale campo, cioè se uno ha un campo criminale ma ha successo è comunque un segno. Non c'è giudizio di merito su come uno ha successo, anche perché l'americano c'ha un po' quella mentalità di essere il più bravo anche se sta facendo il lavoro più umile, nel senso, e deve avere successo, non essere più bravo del suo concorrente, esatto, insomma. Che anche questo, insomma, non hai successo, non sei più bravo al tuo concorrente, ma hai il segno che puoi uscire dall'angoscia dell'essere dannato. E questo è la spina dorsale dell'America, è la spina dorsale della mentalità americana. È una domanda su, sì, questo. Poi c'è un po' lontano. Sì, infatti, se Batman rappresenta un volto dell'America, Joker ne rappresenta un altro, cioè è il modo di dire che è il paese delle contraddizioni? Noi questo non lo sappiamo, in realtà questo ultimo film di Joker tenta appunto di spiegare chi è Joker. Questo è il romanzo della formazione di Joker, Bildungsroman, come dicono i tedeschi, o origin story, qual è l'origine di Joker? Perché noi appunto, diciamo, noi abbiamo conosciuto Batman nasce in contrapposizione a Superman, come riaffermazione che non bisogna avere poteri soprannaturali, non bisogna appartenere a nessuna razza spaziale superiore per poter essere un vero eroe americano e difendere questa città, Gotham City, che è un'immagine del mondo, e tutto, oggi più che mai, dove più della metà della popolazione mondiale vive in città, tutti quanti, più della popolazione mondiale ha a che fare con i problemi dell'inquinamento, certo, della criminalità, della prostituzione in mezzo alla strada, della corruzione dell'amministrativa, certo, del piccolo furtare, dei piccoli furti, cioè, della sicurezza in cui viviamo. Certo. Okay? Quella è un'immagine del mondo, Gotham. Allora, Batman si erge a protettore, ma lo fa soltanto perché lui non vola, lancia dei ganci che lo tirano su, non ha, poi non usa armi, questo è molto anti-americano, cioè Batman è contro la pena di morte, non usa armi, non uccide mai, combatte a mani nude, anche quando gli altri hanno armi. Certo. Quindi questo, lui è americano, ma esprime anche una sorta di critica dell'America da questo punto di vista. E poi incarna entrambe le anime di una società democratica, perché Batman, come sappiamo, da bambino
ha visto i suoi genitori assassinati, certo, sotto i suoi occhi, e questo lo spingerebbe a avere una visione che la legge e l'ordine sono la prima cosa. Ora, la legge e l'ordine è una tipica visione di destra, diciamo così, sì, che parte da quale idea? Diciamo così, parte dall'idea che la destra parte dall'idea che l'uomo è fondamentalmente cattivo e quindi la società lo deve tenere un po' a bada, lo deve controllare, certo, lo deve punire, e se nel caso estremo lo deve pure eliminare. Ma suo padre, quando Batman ha il suo primo trauma, quando cade nel nido dei pipistrelli, si spaventa a morte, ne avrà degli incubi ai giorni successivi. A un certo punto il padre lo sveglia mentre chiaramente lui è in preda a un incubo e gli chiede: cos'è ancora i pipistrelli? Sì, dice il bambino, e lui dice: ma perché ti hanno attaccato? Lo sai perché ti hanno attaccato? Dice il padre: perché sono cattivi. Dice: no, guarda, che cosa, sono cattivi? Ti hanno attaccato perché avevano paura, come ce l'avevano paura di me. Certo, sei 100 volte più grande il pipistrello, come vuoi che tu fossi un pipistrello, non avresti paura di un animale enorme? Certo. Dice, ma tutte le creature viventi, dice il padre, hanno paura. Anche quelli che fanno paura? Soprattutto quelli che fanno paura. Non lo sa il padre, ma in realtà sta spiegando la psicologia dell'uomo che lo ucciderà qualche giorno dopo. Perché l'uomo che lo ucciderà qualche giorno dopo non è un criminale. Perché se fosse stato un criminale professionista, non avrebbe ammazzato due persone per un portafoglio. Certo. Perché in un paese c'è la pena di morte, due persone per un portafoglio. Certo, no, è no, proprio. Non conviene. Non sei un bravo criminale. È un povero disgraziato buttato in mezzo alla strada alla grande crisi che cerca di fare una cosa che non sa fare. Certo, ha fatto una scelta criminale, ma non è un professionista. Okay? È un improvvisato. È un improvvisato. È uno, quindi allora, ma cioè, ci sono delle ragioni sociali che lo spingono a questo comportamento. E questa è la visione della sinistra. L'uomo è fondamentalmente buono, se si comporta male è colpa delle circostanze in cui si è evoluto. Delle istituzioni, della società. Della povertà, certo, del meccanismo sociale, certo, cioè, certo. Cioè, che è il meccanismo sociale che crea il criminale. Il allora, il criminale. La devianza sociale. Allora, in Batman c'è tutto il dibattito che normalmente c'è in una società democratica tra la posizione di chi dice: guardate, qua dobbiamo essere severi, eccetera, eccetera, combattere il disordine, e quello dice: no, dobbiamo essere comprensivi e capire le ragioni e curare, non più che punire. Certo, okay? Certo. E Batman è profondamente politico, perché in ogni sua avventura c'è sempre una minaccia sulla città. Okay, che sia per esempio quando c'è Poison Ivy, cioè la specialista, la fitologa, la specialista di vegetazione. Tradotto in italiano, edera la velenosa. Edera velenosa. Uh-huh. Edera velenosa. Che cos'è questa? È una dottoressa, una specialista di piante, che consapevole che il mondo industriale sta distruggendo la natura, cerca di dare alle piante i mezzi di difendersi, cercando di trasformare le piante tutte in piante velenose o addirittura carnivore, come ce ne sono alcune molto, certo, piccole. Quindi, certo, non deve difendersi. E chi è poi in realtà Poison Ivy? E in realtà è Tadeusz Kosciński, Luna Bomber. Certo, perché Tadeusz Kosciński è un personaggio vero, sta in prigione. Tadeusz Kosciński era uno scienziato che, resosi conto che l'industria stava distruggendo la natura, decide che deve smettere questo mestiere, che sta facendo un mestiere criminale, come lui lo stanno facendo anche gli altri scienziati. Va in clandestinità e dalla clandestinità spedisce pacchi e lettere esplosive a altri scienziati che lavorano in settori che lui teme siano dannosi, sì, per la vendita. C'è una bellissima serie su Netflix su una bomber, questo è un suggerimento. Una bomber, sì, sì. Non bisogna confondere, che c'è una bomber italiana che metteva cose nei supermercati, sì, contro, sì, prodotti di bellezza. Ora, che cosa successe? Che lui ammazzò 3 persone e ne ferì altri 18 con questo sistema qua. Finché a un certo punto mandò nessuno capiva chi era, e quindi ancora meno poterlo prendere, mandò un messaggio dicendo: se voi pubblicate il mio manifesto, sì, io smetto. E allora il New York Times e il Washington Post accettarono, eppure questo documento si chiamava L'avvenire della società industriale, sì, pubblicato da enormi paginoni, sì, ed è un bel, certo, è stato molto criticato, e poi c'era questo coso criminale dietro che lo rendeva. Però era una bella dissertazione. Era un pezzo molto bello. Scusa l'intrusione,
Buonasera, un saluto agli amici. Abbiamo finito però. Sì, bene, ma vi volevo dare il timing. Perfetto. Diciamo 5 minuti così cominciamo la diretta sulla trasmissione. Perfetto, perché siamo ospiti qui al Geek Festival. Bene. Con un altro ospite della rubrica Massimo Esperto. Buonasera a tutti. Dopo ci sarà anche un video con lui, perché finisce l'anno, facciamo un po' una sintesi. Benissimo. Allora, a tra poco. Ok, grazie. Allora, lui riuscì, egli riuscì a ottenere questa pubblicazione e ebbe un grande anche successo, riscontro. La cosa più, particolare però fu che suo fratello, leggendo questo, cosa disse, ma io conosco chi è l'autore di questo, chi è che dà queste idee? Nessuno, è così, il fratello non lo sapeva che si trattava, e così lo denunciò. Certo, un gesto di grande civismo, chiamarlo, insomma, un gesto che deve essere anche forse costato un po' di... E così, dopo aver capito chi era, fu più facile arrestarlo, e ora è in prigione. Quindi Poison Ivy esiste veramente, non è che è un personaggio immaginario. Allora, Batman, in ogni film di Batman c'è uno o due personaggi che rappresentano una minaccia sulla società americana, ma sulla società in generale, e Batman interviene, ma sempre prima dell'intervento e durante l'intervento c'è questo dibattito: bisogna intervenire e reprimere o avere comprensione per le ragioni, eccetera, eccetera. Sempre in bilico. No, non è che in bilico, è il dibattito che ci deve essere certo. In una società democratica, come ci deve essere in un processo, certo. Dove c'è chi spiega le ragioni di una parte, e le spiega dell'altra, certo. In una società che, come diritto. È il diritto, come vorremmo, come vorremmo che fosse. Ecco. Naturalmente. La questione, la domanda che mi hai fatto è qual è? La domanda è, ma allora Joker è il male assoluto? Che cos'è? Perché Joker è così com'è? Ora, Joker è un personaggio interessante perché noi non avevamo fino a questo ultimo film una origin story di Joker. Come, il background, sì, diciamo. Come è diventato? Noi avevamo tre spiegazioni di Joker. Avevamo, lui dà due spiegazioni in un film che si chiama Il Cavaliere Oscuro, se non mi sbaglio. Sì, sì, il Cavaliere sì. Oscuro, sì. Il ritorno del Cavaliere Oscuro. No, l'ultimo. Il Cavaliere Oscuro, no, il penultimo, il Cavaliere Oscuro. Ah, il penultimo, sì, giusto. Sì, il Cavaliere Oscuro, il Joker non c'è nell'ultimo. È vero. C'è Bane all'ultimo. C'è Bane, sì, è sì, sì. Un'altra storia. Molto inferiore, insomma, non si discute proprio. Il Cavaliere Oscuro, lui... Che c'è qualcosa di tragico nel passato di Joker, lo sappiamo da quelle orribili cicatrici che lui ha in faccia. Certo. Certamente c'è stato un trauma molto violento. Ma lui ne dà due spiegazioni diverse. Cerca di darne una terza a un certo punto, ma Batman lo interrompe e non gliela fa dare. Sono due spiegazioni solo parzialmente contraddittorie. Nella prima spiegazione lui racconta che suo padre era un ubriacone violento, che picchiava la madre, eccetera. Un giorno, quando lui ha 7-8 anni, la madre cerca di difendersi dalla violenza del marito prendendo un coltello di cucina. Il marito glielo strappa di mano, forse la uccide, forse noi non lo sappiamo questo. Certo è che quando la scena si è appena conclusa, la violenza contro la madre è conclusa, lui vede il bambino rincartucciato in un angolo, terrorizzato, sì. E gli dice: perché c'hai questa faccia così seria? Ma siamo un sorriso su quella faccia, e col coltello gli fa queste orribili cicatrici. Quindi è un bambino abusato in maniera spaventevole, certo. L'altra storia che racconta in un'altra occasione è diversa. Lui dice: io ero sposato e amavo molto mia moglie però era il vizio del gioco era sempre in debito con gli strozzini. Un giorno uno strozzino che nei confronti aveva un debito che era in ritardo a pagare, per ricordare
che era in debito, la sfreggia, non si capisce se con un coltello, con una moneta, non si capisce bene, la sfreggia. E lei è terrorizzata, dal suo aspetto fisico, le donne, la bellezza e la perdita della bellezza è un dramma, per le donne belle è un dramma molto molto grave. E allora lui in un impeto dice: guarda, io non ti amo di meno per questo, non mi importa niente se sei sfregiato, guarda, anzi mi sfregio pure io per essere uguale a te. E si sfregia da sé, se non che la moglie è orripilata da questo sfregiato e lo lascia pure. Ecco, allora qui entriamo in un campo più complesso, perché a parte la moglie esce di scena, ma dobbiamo valutare lui. È chiaro che lui è un uomo, quindi da una sensibilità estrema e da un atteggiamento nei confronti della moglie di amore, è quasi morboso, non è una cosa molto... Allora abbiamo un personaggio troppo sensibile, o perché bambino è affido, certo. O perché anche da adulto è troppo sensibile. E quindi non partiamo da un personaggio teoricamente negativo. Noi abbiamo una terza spiegazione, che c'è in un fumetto... che ispira tutta questa roba qui, che The Killing Joke, che si chiama The Killing Joke, la barzelletta mortale, dove lui è un clown che non ha successo, ha una moglie incinta che lo ama però moltissimo, che dice: non me ne importa, basta che tu sia simpatico a me, piaci a me, non me ne importa che tu non piaci al pubblico. Mm-hmm. Ma lui naturalmente questo non lo può accettare, non ha i soldi per... E allora accetta, a un certo punto accetta di fare parte di una rapina che si svolge peraltro in una fabbrica di carta da gioco, perché quello che erediterà il suo pseudonimo. Se non che, cosa succede? Che il giorno stesso della rapina la moglie muore per un aborto e muore, e lui ormai è implicato in questa rapina che ormai per lui non ha più nessun senso, e per di più tutte le cose vanno sotto, lui cade in una vasca di acido ed esce sfigurato. Anche qui abbiamo un personaggio di grande sensibilità e mortalmente ferito. Nell'ultimo Joker questo personaggio viene spiegato. Non è, perché allora è diventato prima il male assoluto? Perché ha sviluppato una visione completamente negativa del mondo. Le sue esperienze l'hanno portato a sviluppare una visione completamente negativa del mondo, certo, della fortuna, no? E della sfortuna, però sa che in fondo questo non è vero, e tutto il suo sforzo è cercare di dimostrare a se stesso che non è che lui che ha fallito, che non è che lui è stato particolarmente sfortunato, che non è che lui che appunto non ha la grazia, okay? Ma che il mondo è infatti mette alla prova chiunque invece La grazia, cerchi di fare di comportarsi secondo le regole. Lettura secondo straordinaria le regole. Del personaggio. E questo lo vediamo nel Cavaliere Oscuro quando mette le due navi, certo, in competizione dove ci sono il detonatore della bomba, cioè, per salvarsi orti. Dovrebbe ammazzare quegli altri, esatto. E alla fine cosa succede? Che la nave dei civili non si trova uno disposto a ammazzare quelli della nave dei galeotti. Esatto. E quello dei galeotti, però c'è un galeotto che prende in sede e dice: no, qua non si fa questa storia. Perché? Perché allora la prigione redime, non è vero che il criminale non può essere rieducato, quindi è profondamente democratico. Molto naturalmente bello. Non vi racconto l'ultimo perché lo affronteremo oggi, perché se no sarebbe lo affronteremo oggi al sarebbe un rovinarvi il piacere di vedere il film, che è un film splendido. Non è vero affatto che sia violenza, soprattutto c'è la violenza, ma non è mai gratuita, mentre nei film americani la violenza è gratuita, si batte nell'arte, ed è anche un film dolce, insomma, è vero. E il pubblico l'ha apprezzato. Il pubblico l'ha apprezzato, nonostante avesse centinaia, perché su 750 circa recensioni che ha avuto, 300 erano contrari. Veramente? Sì, ma era gente che ha avuto l'ordine dal direttore del giornale si arrabbiava sulle spese, delle cose assolutamente inverosimili. La mia sensazione è questa, che
che di fatto il personaggio Joker dell'ultimo film, probabilmente la sua storia sarebbe stata diversa se in America ci fosse stato il sistema della sicurezza sociale, del previdenziale, come c'è in Inghilterra o certo, in Italia. Certo, infatti poi sarà una delle nostre domande. E secondo me le critiche del Dio sono state finanziate da quelle delle assicurazioni private. Non si può mai sapere. Comunque... chiudiamo lasciandovi la curiosità per il libro del professore, che quando uscirà ce lo farà sapere. Ah, è questione di mese, a marzo. A marzo ce lo prendiamo. E se volete vedere la parte dove il prof leggerà, fondamentalmente farà delle letture anche sull'ultimo Joker, vi rimando al Geek Festival di Strange Office, dove potrete vedere l'intervento, dove ci sarà anche il doc qui vicino. E il libro si chiamerà? Il libro si chiamerà? Joker e Batman. Volte e maschere dell'America. Bellissimo. Un saluto a tutti e grazie professore, grazie, gentilissimo e super interessante. Arrivederci.